calamarata a modo mio. Ambresse, ambresse, shui, shui. E che frutti mare che ho fatto in più? Mo mangio pure un poco poco a sute, con due pomarolelle, ma che ce ne importa? Voglio, è il momento di risparmiare. Con pochi ingredienti abbiamo fatto due e tre piatti. È il momento giusto per ci arricchire e per fare cose quando è più possibile umile. Guardate qua com'è bella. E per sfizio, portati in da padella. Vieni a vedere. Guarda qua. E che cremosità, ti voglio. Venite a vedere come l'ha già fatta, perché sta ricetta, no, per qualcosa. E alla fine roba. Mamma mia, vieni, vieni. Voglio, allora, oggi la facciamo proprio a modo mio, però vi faccio vedere un bel trucchetto per far rimanere il calamaro, insomma, bello, non gommoso, morbido. Ma ora vi faccio vedere. Perché la vera calamarata è fatta solo con i calamari, pomodorini, vino bianco, aglio e prezzemolo e basta. Io però, siccome l'ho avuto come regalo dal mio amico Mehdi, della pescheria Le Pêcheur, speriamo che lo so nominare bene, di Colonia, ci metto pure dei belli cozze, che sono una fino lupina, e dei belli lupine. Vino bianco, a calamarata, pomodorini, guarda come sono belli questi calamari, non sono belli grandi, però chissà. Sono la fine romana. Allora cominciamo? Che dici? Che diciamo le mie? Cominciamo? Certo. E diamo, tengono poche fame. 50 grammi posso mangiare? E non mi mangiare, mi sa, basta, eccomi. Via. Cosa da fare? Andatevi a pulire i calamari, naturalmente, mica mangiate sporco. E andatevi a tagliare gli anelli. E ora faccio per il trucchetto, bella, bella. Ma io faccio così, un bel giro d'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio intero e gambi di prezzemolo, uno che mi è Che poi caduto unite dall'altra pure parte. dall'altra parte, E non fa va via. niente. Lasciamo un attimino riscaldare l'olio e facciamo leggermente imbiondire l'aglio. Poi ci meniamo i calamari dentro, ma lo faccio aprire, ascoltate. Una volta che è diventato bello biondo biondo, lo togliamo e ci andiamo a mettere i calamari che sto qui dentro. E mo guardatevi una cosa, giusto 30 secondi e poi li alziamo. E mo vi spiego il perché. Quando fa tac 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 tac, pare che veramente stanno nascendo i popcorn, quindi 30 secondi era per giocare, per scherzare. È passato veramente giusto un minuto, adesso vino bianco dentro. Lasciate evaporare un po' l'alcol. E mo lo faccio aprire, perché li alziamo, li mettiamo in una ciotolina con carta pellicola, perché il vapore li farà continuare a cuocere e li rimane belli teneri. Ma io scornacchiatelle, mamma ci ha sporcato pure la mano che calamari. Ma comunque oggi è proprio una giornata proprio. Pressa, pressa, pressa. Allora, carta pellicola sopra, li rimaniamo da parte. Mo stessi in da su sughetto qua, guardate, pomodorini. Poi ci andiamo a mettere un pizzico di sale, naturalmente, e adesso direttamente qui dentro cozze e lupini, vedete? Sì. Mo' coperchio sopra e aspettiamo che si aprano. Nel frattempo tritate il prezzemolo fine, fine, fine. Come se stanno la penna bello, ah, guardate che bello sughetto che sta scendendo qua dentro. Ti immagini ma quando c'è tutta la pasta lì? E mo' è arrivato il momento. O sale, come sa da buttare? Sa da buttare come a grandine, come a grandine. E mo' ci ammazza la pasta lì. Poi giustamente ci sarà sempre colui che dirà è normale, guardi, così pochi calamari e tutti questi frutti mari. Vai giù, allora. Io un po' di frutti di mare me li alzo e me li mangio così, tanto per come antipasti di cimmia. E poi dopo il resto me lo mangio con la pasta, così voglio fare cimmia. Due piccioni con una fava, sempre a scunnacchiatello. Voglio, cerchiamo di risparmiare i soldi. Con due cose facciamo tre ricette, con tre cose facciamo una sei. Si può fare con il cuore, si può fare tutto, credete. Ma io mi raccomando, la pasta alzata, la bella, bella, tosta, 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 vedete? Perché adesso la facciamo stringere in questo sughetto qui, vedete? La pasta, che ne so, sta scritto 13 minuti di cottura, voi fate 8 minuti, ok? Vedete, io mi sono alzato pure tutti i frutti di mare, vedete? Me li sono messi anche sotto pellicola, anche quello.
perché mo vi faccio vedere l'ultimo passaggio con i calamari. Però adesso continuiamo a far cuocere in da sto bello sughetto che ha fino comune. E guardate come sta legando a bello, guardate sta cioccolata. Mo ci andiamo a mettere i calamari con questo sughetto, vedete? Siccome la pasta è ancora un po' duretta, proprio come mi piace a me, la dobbiamo far solo un pochettino stringere. Alla fine mettiamo il prezzemolo, i frutti di mare, vedete, sotto questo bowl sono ancora belli bollenti, vedete come fumano? Mettete sempre la carta pellicola perché il vapore non li fa seccare. Scornacchiati, secondo trucco. Io, voi lo sapete, non voglio fare buffone perché giustamente io sono veramente, ma veramente, però senza scherzare, sono proprio umile, però da domani mi piglio a faticare a San Montana perché faccio i nuovi cremini. Ma per Svizzera ne avrei qua, guarda qua, guarda. Guardate che cremosità, senza l'aggiunta di burro e farina e rugo come fanno tanti altri colleghi, no, no, voglio. Voi vi potete pigliare in giro a chiunque, ma non a me, perché io faccio questo mestiere a 21 anni. Guardate qua, vieni qua, vieni, l'ho alzata bella dura dura la pasta, l'ho fatta cuocere per bene in questo suo brodetto, e perché così esce una crema grazie all'amido della pasta. E mo, vaiù, andiamo a impiattare, vai. E senza fa troppe sofisticate, mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva, quello buono, naturalmente, a finitura. Il piatto è legato alla perfezione. Ma tu vieni qua, Svizzera, guardate qua, va. Guardate qua, e mo non mi interessa. Assaggi direttamente la padella, pure se sto a dieta, ma almeno l'assaggio mo pozzo consentino poco amore, aia. Mo guarda sorta però. E non mi fai mangiare! L'hanno me che la cosa... Lasciami va. Voglio. La pasta è rimasta proprio bella, callosa. O calamara! È morbido, lo sto facendo per loro, guarda qua. Scusa, è buona, eh? Se mangiare, e ti, non mangio pure una cozza. Ho 1,90. E metti. Qua, metti. E a fine non muro. Una lupina pure, una tollina, una lupina. Fai una cosa, mangi tutte cose. Vai io. Vai io. Guardate a me. Facci, chi sto qua? È la calamarata. Con cozza che lupina. E parre creata. Ah, salutami, vai, come sempre, pure sto piatto fatto con il cuore e a fine lo muore. Un abbraccio e alla prossima, ti arreglite.